Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. Ci sono tre società che sono intenzionate ad acquisire lo stabilimento della Dialifluid di Canosa Sannita. La notizia arriva dai sindacati che subito chiedono un nuovo tavolo con il Ministero per salvare i posti di lavoro di 120 dipendenti. Vediamo. CGL, CISL e UIL si incontrano per parlare di una nuova chance per salvare la Dialifluid di Canosa Sannita e anche i suoi dipendenti. Dopo tante proteste da parte dei lavoratori, preoccupati di perdere il proprio impiego, il 31 agosto sono cessate tutte le attività ed oggi la preoccupazione per il loro futuro. Sappiamo che ci sono un interesse, più di un interesse, di tre società collegate fra loro che vogliono un confronto e presentare un progetto. La Fresenius News non può bloccare dopo che tre anni fa ha preso questa azienda, ha preso i cosiddetti clienti e ha tolto tutto. Noi vogliamo, chiediamo alla Regione e al Ministero che si riapre questo tavolo per dare una continuità e una speranza ai lavoratori dell'azienda di Dialifluid. Secondo indiscrezioni che i sindacati stanno appurando, tre società sarebbero interessate ad acquisire lo stabilimento di Canosa Sannita per riavviare le attività e con loro ridare impiego ai dipendenti altamente specializzati che oggi si trovano senza lavoro. Quello che preoccupa forse è la capacità delle professionalità che sono in campo di poter fare magari un prodotto concorrenziale. Non è questo, perché è un prodotto diverso e quindi sarebbe anche un contributo sociale che potrebbe dare. Voglio dire una cosa molto importante, che tra l'altro la Fresenius in Abruzzo ha chiuso lo stabilimento, però a livello produttivo negli ospedali abruzzesi consegna tuttora molti prodotti Fresenius. Quindi la Regione a questo punto dovrebbe anche fare da volano per far capire a queste persone che questi lavoratori hanno bisogno di iniziare a lavorare. La Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha bocciato oggi gli emendamenti segnalati dai deputati abruzzesi che ripristinavano il limite delle 12 miglia per le trivellazioni petrolifere in mare. Lo rende noto in un comunicato il deputato di SEL Gianni Melilla. I deputati della maggioranza che sostiene il governo Renzi del PD, NCD, Scelta Civica hanno risposto negativamente riaffermando la linea del petrolio e delle multinazionali che stanno trivellando i mari italiani e nel nostro caso il mare Adriatico con progetti devastanti come quello di Ombrina. Riproporremo, prosegue ancora Melilla, l'emendamento in aula nella speranza remota che la maggioranza renziana riveda la sua posizione e non ponga la fiducia sulla legge di stabilità che avrebbe come effetto la decadenza di tutti gli emendamenti, ivi compreso il nostro sulle trivellazioni petrolifere in mare. L'avvertenza delle 12 lavoratrici delle mense scolastiche del comune di Teramo che non percepivano lo stipendio da due mesi finisce in prefettura. Elisa Leuzzo. Si è risolta nel giro di un'ora la situazione relativa al ritardo nei pagamenti degli stipendi alle lavoratrici delle mense scolastiche del comune. Per ora risolto, nel senso che l'azienda ha dichiarato di aver fatto i pagamenti arretrati. Noi ovviamente abbiamo sollevato un problema anche più generale di gestione del rapporto di lavoro, nel senso che vogliamo che comunque ci sia una puntualità nei pagamenti, perché come abbiamo ricordato in prefettura parliamo comunque di salari medio-bassi e quindi insomma il ritardo anche di qualche giorno comporta problemi. Noi speriamo, anzi abbiamo chiesto e c'è stato un impegno da parte della prefettura, davanti al prefetto da parte dell'azienda, chiediamo che il pagamento sia puntuale entro il 15 di tutti i salari. Il problema si risolve innanzitutto con una fattura cosiddetta disgiunta, cioè noi adesso fattureremo, credo faremo in tempo sicuramente entro gennaio 2016, attraverso una fatturazione del 70% di quello che è alla vivenda e il 30% alla PAP. Questo sta bene, poi nel tavolo devo dire che il prefetto è stato risolutore nel fare da buon arbitro dalle parti. Quindi la PAP non è una promessa, ha dichiarato che entro prima di Natale pagherà tutte le spettanze che ci sono da pagare alle cuoche e quindi insomma io credo che il problema l'abbiamo risolto.
Presente tra gli altri anche il presidente della provincia, che ha parlato della situazione anomala negli appalti tra cooperative e enti pubblici. Ma questo è il problema che hanno tutti gli enti locali, dalla provincia a tutti i comuni, e cioè si arriva alla fine dell'anno, ci sono problemi di cassa e quindi i pagamenti avvengono sempre con un po' di ritardo e ovviamente a soffrire di più sono i dipendenti di quelle cooperative che hanno più difficoltà a trovare accesso alle anticipazioni. Bancarie. E noi cerchiamo di sopperire a questo problema anticipando quei pagamenti rispetto ad altri, perché in realtà gli enti locali devono seguire ovviamente una cronologia dei pagamenti. Per casi di situazioni di urgenza eccezionali, questo, siccome per me quei dipendenti sono uguali ai dipendenti degli enti pubblici, diciamo, c'è un occhio di riguardo in più. Ancora problemi sul fronte della ricostruzione all'Aquila. Dopo la scadenza del contratto al titolare dell'ufficio speciale per la ricostruzione del cratere, Paolo Esposito, dal 1 dicembre è stata sospesa l'erogazione dei fondi per la ricostruzione nei centri storici dei comuni. Un impasse che solo il Ministero può sbloccare. Vediamo come. Solo qualche giorno fa avevamo preconizzato un blocco dell'intera attività di ricostruzione nei comuni del cosiddetto cratere sismico. Non ci è voluto molto per essere facili profeti di ciò che si stava verificando, con un blocco dei finanziamenti e delle pratiche scattato dal 1 dicembre. Da quel giorno, infatti, il titolare dell'USRC, ovvero l'ufficio speciale per la ricostruzione delle cratere, Paolo Esposito, non ha l'autorità per firmare provvedimenti dispositivi, in quanto il contratto, scaduto il 30 novembre, non è stato rinnovato né, tantomeno, è stato individuato un suo sostituto. Stop quindi all'erogazione di fondi, nonostante la macchina sia rodata e, per quanto possibile, continua a lavorare nonostante manchi la benzina ed il pilota sia fermo ai box. Le istruttorie delle pratiche, quindi, vanno avanti con il personale al lavoro negli uffici di Fossa, quartiere generale dell'USRC, ma di soldi neanche a parlarne. Fino ad oggi sono 45 su 55 complessivi i piani di ricostruzione autorizzati per la rinascita dei comuni del cratere e di quelli che non vi sono ricompresi, per una programmazione di quasi 3 miliardi di euro a fronte di una previsione di spesa complessiva di 3 miliardi e mezzo. Decine inoltre sono gli interventi di edilizia pubblica nelle scuole autorizzati, mentre ad oggi sono quasi 300 i cantieri attivi in tutta l'area del cratere sismico. Numeri importanti che gli amministratori locali sperano convincano Ministero e Governo a firmare il provvedimento di proroga di Esposito, manager di origine abruzzesi, alla guida dell'ufficio speciale dal 2012, quando la struttura fu creata dal governo dell'epoca guidato da Monti. Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino di Teramo, Maurizio Brucchi, per il dietrofront fatto dal governo circa i tagli alle prefetture. Ora il sindaco pensa a scongiurare il taglio alla sanità a livello regionale, che porterebbe alla ASL unica. Sindaco, la presa di posizione sui tagli alle prefetture fatta da parte sua e dal sindaco di Chieti ha avuto buoni risultati? Ma guardi, io credo che era soltanto una questione di buonsenso. Mi fa piacere che insomma, qualcuno ha fatto ragionare il governo. Io devo dire che l'onorevole Tancredi si è impegnato su questo e gli va dato riconoscimento. Era, ripeto, una questione di buonsenso. Io ho spiegato bene che con questo ed altri provvedimenti città come Teramo, città medie, che fanno parte dell'ossatura del nostro paese, rischiavano di essere desertificate. Mi fa piacere che questo il governo lo ha compreso, soprattutto nei momenti in cui c'è bisogno di maggiore sicurezza per tutto quello che sta accadendo. Le prefetture avrebbero portato la conseguenza naturale di perdita dei comandi provinciali di Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri e della Questura e del Questore. Questo ovviamente non era possibile e quindi diciamo che sono soddisfatto, perché comunque questo territorio non perderà queste importanti istituzioni. Sono anche un po' soddisfatto perché alla fine la mia battaglia, che se vogliamo ho combattuto anche un po' da solo, alla fine, come dire, è stata vinta, ma non da Maurizio Brucchi, non conta questo, dalla città di Teramo e da tutte quelle città come Teramo che rischiavano di perdere le prefetture. Quindi adesso bisogna continuare a lavorare, a convincere Luciano D'Alfonso che quella della ASL non è una
diciamo, la ASL unica porta le stesse conseguenze della perdita della prefettura. Far perdere i rappresentanti locali, provinciali, per quanto riguarda la sanità ai territori, non porterà nulla di positivo. Io questo l'ho detto e lo continuerò a dire. Invito ancora una volta la Regione Abruzzo a riflettere su questa scelta, è una scelta che non porterà niente di buono. Ripeto, basta guardare la Regione Marche, quello che accade in Regione Marche, per capire questo, che quello che sto dicendo è la verità. Dopo il taglio di 35 milioni di euro al fondo patronati stabilito dalla finanziaria 2015, la nuova legge di stabilità contiene un ulteriore taglio di 28 milioni di euro. Pronta la protesta a Roma da parte di sindacati e patronati. Questo vuol dire, tra le altre cose, anche tagliare la gratuità di alcuni servizi? Sì, che è l'aspetto che noi ci preoccupa di più, perché comunque i nostri servizi sono dedicati in particolare ai disabili, alle persone che perdono il lavoro, quindi alle fasce più deboli della società, per cui i servizi a pagamento rischiano di precludere l'accesso al welfare, appunto, delle fasce più deboli. Negatività sui dipendenti e quindi sull'occupazione? Certo, senz'altro, voglio dire, dopo il taglio di 35 milioni l'anno scorso, il taglio di quest'anno dei 28 milioni, la riduzione dell'aliquota del fondo patronati, praticamente questo ulteriore taglio precluderà un taglio della forza occupazionale del mondo patronati di almeno il 20%, la chiusura di almeno la metà delle sedi, quindi voglio dire i servizi che noi, tra virgolette, cerchiamo di portare sempre più vicino ai cittadini verranno meno. Il precedente taglio dei 35 milioni di euro, c'era stato un accordo con il governo dove praticamente loro si erano impegnati a fare dei decreti sulla ristrutturazione dei patronati, cosa che non è avvenuto, invece siamo ritrovati di nuovo con un taglio di 28 milioni di euro. È una cosa inaccettabile, perché praticamente vuol dire smantellare una parte del welfare praticamente, quindi dei servizi alla cittadinanza. L'anno scorso la mobilitazione che avevamo fatto, dove avevamo raccolto 1.200.000 firme in tutta Italia, quindi nel giro di una ventina di giorni, quindi anche questo denota la sensibilità che la cittadinanza ha verso i nostri servizi. Ci sarà un'azione dai patronati più rappresentativi? Sì, stiamo già in campo la campagna Ci metto la faccia, e il mercoledì saremo a Roma in piazza di Montecitorio, appunto, per portare le nostre ragioni in Parlamento. A Pescara è stato dichiarato lo stop alle auto inquinanti, sale appunto il livello dell'inquinamento dell'aria e l'amministrazione comunale vieta la viabilità alle auto inquinanti dal 14 al 18 dicembre. Livelli di smog molto elevati, a Pescara scatta l'allarme e l'amministrazione prepara un piano per ridurre il traffico dei veicoli più inquinanti. Noi abbiamo ritenuto, negli incontri che abbiamo fatto precedentemente, di delineare un intervento non a spot, e devo dire come è stato fatto negli anni precedenti legandolo a questo o a quella manifestazione, ma fare degli interventi strutturali nel corso di un periodo, quello che arriva fino alla primavera, diciamo, inoltrata, fino a marzo-aprile. Per il momento però, a livello di intervento emergenziale, riteniamo di dover intervenire da lunedì 14 a venerdì 18, limitando l'accesso nell'area centrale di Pescara alle macchine che hanno una certa vetustà e quindi quelle più che producono inquinamento atmosferico. Dal 14 dicembre al 18 il traffico veicolare sarà interdetto nell'area più centrale della città ad alcune categorie di autovetture. Per le auto a benzina lo stop riguarderà quelle che rientrano nella classificazione Euro 0 ed Euro 1. Per i diesel invece stop a Euro 0, 1 e Euro 2. Va detto però che l'inquinamento non è soltanto da collegarsi all'inquinamento veicolare, certamente questo contribuisce. In attesa di poter disporre anche di un piano che sta predisponendo la Regione Abruzzo in virtù del decreto legislativo 155 del 2010, noi attueremo delle misure, diciamo adesso, compensative per ridurre, favorire una qualità dell'aria migliore, ma sicuramente ha bisogno di interventi più radicali e strutturati in un periodo più largo. Il comune di Giuliano Teatino ha ospitato la giornata per i caduti in agricoltura. L'Abruzzo, anche per le sue caratteristiche orografiche, mantiene livelli troppo alti di infortuni e mortalità sui campi.
Età troppo avanzata di molti addetti, obsolescenza di macchinari e attrezzature, caratteristiche orografiche del terreno, in tanti punti scosceso. Sono le cause principali degli infortuni in agricoltura che vedono l'Abruzzo ancora ai primi posti nella classifica italiana delle regioni in maglia nera. Il dato è emerso a Giuliano Teatino, dove si è tenuta la seconda edizione della giornata in memoria dei caduti sui campi, organizzata dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, istituita dalla legge 30 del 2013. Si fa il punto della situazione sulla prevenzione, si fa il punto della situazione sulle nuove tecniche che vengono messe in opera per prevenire gli incidenti mortali. Voi sapete che in Italia gli incidenti mortali in agricoltura sono tantissimi, una percentuale importante, soprattutto in Abruzzo. Sta tra le prime tre regioni dove muore la gente che lavora nei campi. In Abruzzo abbiamo registrato nel 2014 un aumento da 29 a 31. Se andiamo a vedere questi infortuni mortali in rapporto al numero degli addetti, noi abbiamo un indice di frequenza, un indice di gravità molto alto, per cui diciamo che l'Abruzzo si colloca tra le prime regioni in Italia per infortuni mortali. Per quanto riguarda l'agricoltura abbiamo registrato 7 morti, anche nel 2013 7, e la zona più colpita, diciamo così, è il Chierino, con 4 morti sul lavoro in agricoltura. Necessità dunque di migliorare la sicurezza. Il nuovo PSR offre opportunità concrete per gli agricoltori, come spiega l'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe. Il piano di sviluppo rurale inizierà a intraprendere il suo percorso attraverso i bandi, la competitività, ma soprattutto la sicurezza delle nostre imprese agricole. Tanti sacrifici, tanti lutti abbiamo riscontrato nel settore agricolo regionale. Dobbiamo intraprendere un'azione di fortificazione, di ammodernamento soprattutto del parco mezzi dei nostri agricoltori. A Pescara l'amministrazione comunale presenta un progetto di marketing turistico e si tratta di una serie di servizi che coinvolgeranno comuni della provincia di Chieti e Teramo e creeranno turismo di tipo vacanziero e anche quello d'affari. Linee guida per il piano marketing. Il comune di Pescara presenta un'iniziativa, in questo caso su cosa si basa? Ma questa città e questa amministrazione vuole lanciare la vocazione turistica della città e insieme alla DMC stiamo lavorando appunto per il piano marketing turistico strategico della città di Pescara, che sarà tutta una serie di azioni che lanceranno appunto la vocazione turistica della città e appunto un programma da cui partiranno tutta una serie di interventi che serviranno a lanciare questa vocazione da qui al futuro. In realtà poi si intreccerà anche con altri comuni, quindi in questo senso si guarda l'aspetto naturalistico, paesaggistico e poi cos'altro? Ma sicuramente parliamo del mare, ma parliamo anche di enogastronomia, arte, cultura, culto, c'è un po' di tutto in questo territorio. Un fatto che mi pare saliente da sottolineare è che per la prima volta la città di Pescara e la città di Chieti stanno insieme attorno ad un tavolo per decidere strategie turistiche, che mi sembra, dopo anni e anni di grande campanilismo, mi sembra un fatto anche questo decisamente innovativo. Sempre a Pescara si è svolto un convegno finalizzato a mettere in luce le difficoltà che incontrano i fratelli di persone con disabilità e per farlo è stato creato un percorso condiviso che mettesse in stretto contatto questi familiari. Quando si parla di persone con disabilità, spesso ci si riferisce ai genitori, alle loro preoccupazioni sul futuro e la vita dei propri figli. Molto raramente invece si punta il focus sullo stato emotivo e psicologico del fratello o della sorella che non vive quella disabilità. A Pescara è stato istituito un percorso condiviso che ha visto mettere in stretto contatto i due fratelli senza la presenza dei genitori, che spesso si frappone nella loro relazione. Quindi noi abbiamo pensato di fare questo convegno, questo progetto, proprio per la crescita di questi fratelli che magari non si trovano poi impreparati quando noi non ci saremo più e si trovano ad affrontare tutte le problematiche del fratello e non sono preparati, quindi renderli più maturi, più responsabili, ma anche farli stare fra di loro, conoscersi con altri fratelli per condividere che i problemi di tutti sono identici, cioè si sentono a volte trascurati dai genitori, a volte magari si sentono i sensi di cose.
Golp, ma comunque sono dei fratelli veramente molto molto forti. Il senso di colpa purtroppo spesso limita la vita del fratello non disabile, che vive una vita fatta di privazioni, come profondo gesto d'amore verso l'altro. Mio figlio, che è anche un ragazzo gemello del fratello, che lo adora, però magari io vedevo che lui, quando era adolescente, usciva poco, quando era piccolino, perché magari dice: ma perché io sto bene e lui non sta bene? Quindi questi sensi di colpa si manifestano magari con delle attenzioni, con dei mutismi, con dei periodi magari a scuola che non va bene, e poi però la famiglia si è unita, si è attenta, se ne accorge. Adesso sono dei fratelli stupendi. Dopo il no della soprintendenza, il comune sulla riqualificazione dello stadio Adriatico Cornacchia di Pescara pensa anche ad un ricorso. I tecnici di B-Solidale stanno peraltro lavorando anche ad un progetto meno impattante. Sindaco Alessandrini, appena terminata la riunione con i dirigenti del Pescara, i dirigenti della Lega di Serie B, per quanto riguarda il progetto Stadio Adriatico, cosa è uscito fuori? Vi è ovviamente un punto di vista differente da parte della sovrintendenza. Questo punto di vista differente significa naturalmente cercare di far emergere le nostre ragioni in sede giurisdizionale, quindi ci attiveremo nei tempi per spiegare il ricorso, e poi c'è l'idea comunque che questo progetto, che al momento è, diciamo, non è neanche un progetto, è un concept, possa essere modulato per venire incontro alle, diciamo, esigenze di tutela storico-architettonica che sono state poste. Però è chiaro che se il tema è l'intero stadio, diciamo, sarà un po' più difficile trovare una mediazione. Riteniamo appunto che si debba proseguire su questa via, perché è un'operazione che finisce per alleggerire le finanze comunali, che non sono più in grado di gestire uno stadio, costa 1 milione all'anno, significa far scattare un'operazione che vale almeno 40 milioni di euro, con evidenti riflessi sull'economia cittadina, significa creare posti di lavoro, significa dotare quell'area di Pescara di 1000 posti auto, e significa soprattutto, non dimentichiamocelo perché rappresenta la condicio sine qua non per questa operazione, realizzare un nuovo stadio per l'atletica, che significa anche riqualificare un'ulteriore porzione di città. Questo è l'interesse pubblico e su questa via vogliamo proseguire. Presidente Sebastiani, riunione con i tecnici della Lega per la vicenda stadio, cosa è emerso? Voi siete determinati comunque con il comune ad andare avanti? Sicuramente rilavoreremo il progetto e presenteremo il nostro preliminare di progetto, perché il tutto si è arenato su un vincolo, che su un qualcosa che ancora non è presentato, quindi prendiamo atto del fatto che la sovrintendenza ha inserito questo vincolo soprattutto per Piccinato, però lavoreremo per cercare di trovare una soluzione. Il sindaco ha parlato di un ricorso che verrà fatto ad un organo terzo, questo potrebbe però portare ad un allungamento dei tempi. Vabbè, quel ricorso è una cosa, la presentazione del progetto è un'altra, quindi noi andremo avanti con l'iter che ci eravamo dati, con i tempi che ci eravamo dati, e sicuramente qualche giorno in più verrà preso, però poi approfondiremo eventualmente con una conferenza di servizio quali sono i problemi e se si possono superare. È chiaro che non è che bisogna farlo per forza lo stadio, o soprattutto non è che bisogna farlo per forza nello stadio Adriatico. E questo servizio ci introduce alla pagina sportiva. Per la Serie B è uno di quei lunedì di vigilia, perché le squadre torneranno in campo domani, una parte, un'altra parte mercoledì. Il Pescara ad esempio sarà in campo domani alle 18:30 al Rigamonti di Brescia contro la squadra di Boscaglia, invece per la Virtus Lanciano partita delicata sempre alle 18:30 ma mercoledì al Biondi contro il Cagliari. Ebbene, ci sono le designazioni arbitrali. Brescia-Pescara sarà diretta da un abruzzese, Aleandro Di Paolo, della sezione di Avezzano, peraltro alcuni di voi lo ricorderanno, contestato recentemente in occasione della direzione di Virtus Lanciano Latina, con la concessione di un rigore al Latina e la successiva espulsione della presidentessa Valentina Maio della Virtus. Invece, a proposito di Virtus,
Virtus. La gara tra Lanciano e Cagliari sarà diretta da Rosario Abisso della sezione di Palermo. Il Pescara nel frattempo è partito alla volta di Brescia. Ci sono delle novità in vista di domani. Intanto non fa parte della lista dei convocati il portiere Fiorillo, oltre al problema della mascherina che comunque ha influenzato la sua prestazione contro lo Spezia. C'è un altro problema legato ad un risentimento all'adduttore e quindi Fiorillo è fuori causa, al suo posto domani Aresti. Poi in campo anche Fiamozzi al posto di Zampano, cui verrà concesso un turno di riposo. Spazio a centrocampo a Selasi, mentre in avanti non dovrebbero esserci novità con la conferma del duo Caprari-Lapadula. Oggi ha parlato il tecnico Massimo Oddo nella conferenza prepartenza e ha parlato appunto dei limiti palesati contro lo Spezia, anche di alcune scelte in vista della gara di domani. C'è una materia che si chiama psicologia, su cui un allenatore può lavorare, pur non essendo uno psicologo, però tante volte si può cambiare un atteggiamento, una mentalità, e questo sta all'allenatore. Probabilmente l'aver commesso un errore ti porta in una situazione simile futura, magari ad aver già vissuto quell'esperienza, a fare qualcosa di diverso. Gli errori fino adesso ne abbiamo commessi tanti, tutti insieme, a partire da me, e questi errori devono servire per fare qualcosa di costruttivo, per cercare di sbagliare il meno possibile. E Fiorillo probabilmente, io credo che abbia avuto qualche difficoltà e lui lo ha anche ammesso. Io prima di mandarlo in campo, prima cosa ho sentito lo staff sanitario. Nella partita precedente mi aveva detto che non che avrebbe potuto giocare con la mascherina, e siccome questa scelta poi si è rivelata non giusta, la colpa non è di Fiorillo, perché i calciatori bisogna anche saperli conoscere, la colpa è mia, appunto, basta, ho sbagliato. A questo punto chi gioca domani a Brescia? Giocaresti. Fiorillo non è neanche convocato. No, ma Fiorillo non gioca domani perché ha un problema all'adduttore. Sì, è la verità, e non vi inventate cose. Non ci saranno tanti cambiamenti, penso un paio. Sì, penso uno in difesa e uno a centrocampo. Fiamozzi potrebbe giocare, anzi Fiamozzi gioca. Potrei dare un turno di riposo a Zampano tranquillamente. Una partita molto ostica, dobbiamo cercare di uscire dal campo senza prendere gol. Ma loro fanno un 4-4-2, ma anche quando giocano 4-4-2 loro con una punta si abbassano sempre sul mediano, soprattutto quando incontrano una squadra che hanno un play basso. Noi dobbiamo continuare a fare quello che sappiamo fare e facciamo bene, e migliorare quello che sappiamo fare meno bene. Per quanto riguarda il Brescia, sono 23 i giocatori convocati dal tecnico Roberto Boscaglia, mancano gli infortunati Somma e Rosso, non ci sono squalificati. Boscaglia dovrebbe riproporre il solito 4-4-2 o 4-2-3-1 che dir si voglia. Il dubbio in attacco è se dovesse confermare Boscaglia l'assetto con i due centravanti, Geico più Andrea Caracciolo, o se magari sarà preferito a una delle due torri un giocatore più tecnico, un trequartista come Leonardo Morosini. Per il resto torna a disposizione dopo la squalifica il difensore Paolo Castellini, che dovrebbe fare coppia al centro con l'altro Caracciolo Antonio. Per quanto riguarda invece la Virtus Lanciano, oggi è tornato a dirigere gli allenamenti il tecnico Roberto D'Aversa, che ha accusato un malore dopo la gara persa a Novara. Ieri non ha diretto la seduta di allenamento per
per prendere un giorno in più di riposo. Oggi è tornato invece a dirigere l'allenamento. Peraltro le brutte notizie arrivano dal giudice sportivo che ha fermato per una giornata sia il centrocampista Bacinovic che il difensore Mammarella. Il capitano fermato per recidività di ammonizione, Bacinovic è stato espulso per somma di ammonizioni a Novara. Di Cecco sconterà la seconda delle tre giornate di squalifica. Poi a ciò si aggiungono gli infortuni di Amenta, per cui è fuori già da diverse settimane, e anche Zé Eduardo, che si è fatto male nel primo tempo contro il Novara, per lui una distorsione alla caviglia sinistra. Dunque sarà una Virtus Lanciano decimata sia a centrocampo sia in difesa, quella che sfiderà mercoledì il Cagliari, che a sua volta dovrà rinunciare al centrocampista Di Gennaro, espulso nella gara che è stata pareggiata contro il Como. Scendiamo ora in Lega Pro e andiamo a vedere i riflessi filmati della sconfitta di ieri del Teramo a Lucca per 3-1. Il Teramo non guarisce dal mal di trasferta e torna ancora a mani vuote da una gara lontana dal Bonolis, per la precisione la sesta volta. A nutrirsi ora dei mali dei biancorossi è la non irresistibile Lucchese, che effettua il controsorpasso in classifica. E dire che il tecnico Vivarini si è affidato a inizio gara allo stesso 11 di partenza, risultato vincente sul Siena, quindi con Caidi, Dorazio e Altobello trio difensivo e capitan Speranza e il rientrante Perrotta in panchina. L'approccio della partita della Lucchese è buono e il Teramo deve guardarsi le spalle dalle iniziative degli uomini di Lopez, non in panchina perché è squalificato per due giornate. Nolè è pericoloso in due circostanze, in particolare sulla seconda, e il compagno Benvenga a salvare involontariamente la porta del Teramo. L'avvio rabbioso dei toscani si sopisce dopo la conclusione sopra la traversa di Marchesi. Il Teramo si rende pericoloso con la bella giocata di Paolucci, che gira al volo il cross di Paolo Antonio, corretto e prolungato da Moreo, blocca Di Masi. Il finale di tempo condizionerà il resto della partita. Al 45esimo il Teramo passa in vantaggio con un gran gol di Moreo. Cenciarelli recupera palla e serve l'airone Teramano, che dribbla e specie e fa partire un destro di pregevole fattura, potente e preciso, all'incrocio, imparabile per Di Masi. Ci sarebbero le condizioni perché il Diavolo vada all'intervallo in vantaggio, ma non è così. Durante il recupero Caidi rinvia e lascia lì un pallone su cui si avventa Fanucchi, che controlla, elude Altobello e con un diagonale all'apparenza non irresistibile fa secco Tonti, 1-1, che è una mazzata per i biancorossi, ed il peggio deve ancora arrivare. Si materializza all'inizio ripresa su una palla pizzicata da Fanucchi. Dorazio tenta il rinvio ma viene bruciato da Monacizzo, contatto tra i due che per schirru di Nichelino è meritevole di calcio di rigore. Tra le proteste dell'11 biancorosso, negli 11 metri la trasformazione di Terrani è perfetta e in poco tempo il ribaltamento di risultato è servito. Il nervosismo tradisce il Teramo, il tecnico Vivarini viene spedito negli spogliatoi per proteste, entrano Calvano e Lenoci per Paolucci e Cenciarelli, ma la mossa vincente arriva dalla panchina della Lucchese. Entra l'ex aquilano Pozzebon, che al 19esimo triplica e chiude i conti. Sul cross di Nolè si avventa proprio Pozzebon, aiutato dalla deviazione di Altobello che spiazza Tonti, 3-1. È partita che il Teramo non riesce più a riaprire, nonostante l'ingresso di Da Silva, che comunque impegna Di Masi con una conclusione centrale. Più impegnativo l'intervento dell'estremo toscano su Moreo, che va vicino alla personale doppietta che avrebbe regalato più pathos al finale. Non è così, e alla fine i numeri dicono che, penalizzazione o no, la difesa del Teramo con 20 gol al passivo è la seconda peggiore del torneo, numero impietoso e che aiuta a spiegare dove siano i problemi più grossi del Teramo, al di là di tutto il resto. E ora si chiederà al Bonolis il nuovo scatto in più per non complicare ulteriormente la classifica. E a tal proposito sarà molto delicata appunto la prossima gara al Bonolis, quella di sabato contro la Pistoiese, anche per il futuro della squadra in termini di obiettivi, ma anche probabilmente per le sorti del tecnico Vivarini. Ora parliamo dell'Aquila. Brucia ancora la sconfitta per la squadra rossoblu venerdì sera contro il Siena. Il DS Battisti parla di uno stop legato soprattutto a errori individuali, che non deve vanificare quanto di buono fatto vedere finora. Una sconfitta che fa male non solo per il risultato, ma anche per le ingenuità che hanno condannato al cospetto di una nobile decaduta come il Siena un'Aquila Calcio volenterosa, e che ha interrotto in Toscana un'importante striscia di risultati positivi.
A pesare, come spiega anche il DS Battisti, gli errori decisivi che hanno regalato ai bianconeri due rigori e che hanno vanificato gli sforzi dei ragazzi di Mister Perrone, che dopo lo svantaggio erano riusciti a tornare in carreggiata pareggiando con Piva. Ma non è che uno si arrabbia perché gli errori si fanno in Serie A, ma soprattutto se non ci sono errori le partite finiscono in punto 0-0, quindi penso sia pure una cosa abbastanza normale, però la rabbia viene perché noi non ci possiamo permettere, soprattutto in un momento del genere, disattenzioni che possano pregiudicare il risultato e i punti che per noi sono determinanti. Eppure in 10 l'Aquila ha retto bene il campo, sfiorando addirittura il pareggio, prima di capitolare sul 3-1 a causa di un gol preso nel finale, con il più classico dei contropiede. No, dal punto di vista del gioco no, perché abbiamo tenuto bene soprattutto all'inizio la loro naturale veemenza dopo il cambio dell'allenatore, giocano in casa dopo una sconfitta, quindi sapevamo che dovevamo tenere bene le loro sfuriate, ma sinceramente abbiamo contenuto molto bene. E anche dopo essere passati in svantaggio, credo che la squadra abbia sicuramente fatto una buona prestazione sia nella seconda metà del primo tempo che nel secondo tempo. Anche in 10 credo che la squadra abbia dimostrato di avere la possibilità di giocarsela con tutti alla grande. Peccato per il risultato, però quando è giusto che quando si sbaglia si paghi. All'orizzonte poi c'è il mercato, con la società che ha le idee chiare e che non cambia obiettivi alla luce della sconfitta di Siena. Ma il mercato non è che cambia a seconda della sconfitta o della vittoria o della buona prestazione o della cattiva prestazione. Noi abbiamo le idee chiare, vediamo un attimino tra una quindicina di giorni quali considerazioni fare. Era questo l'ultimo servizio del TG6 che torna domani con la prima edizione delle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.